Dunque, buongiorno, anch'io faccio parte, sono Andrea Colarieti della compagnia appunto West Aquila SRL, che è lo spin-off appunto dell'Università degli Studi dell'Aquila. Quello che vorrei presentare appunto è questo sistema, il Wireless Sensor Network e Tracking per sistemi di trasporto pubblico. Cosa sarebbe? Praticamente quello che noi vorremmo fare è cercare di trovare delle soluzioni a dei problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare chiunque adesso si trova a gestire delle flotte di autobus, urbani, extraurbani che esse siano. Localizzazione, dove sono? Nessuno mai sa dove sono, nonostante sappiano spesso e volentieri quali sono tutte le fermate, spesso si perdono gli autobus, non sanno effettivamente quale percorso ha fatto, quale problematiche possono essere dietro appunto al loro spostamento. Condizioni nel mezzo, spesso e volentieri ci sono dei guasti, avere un'interfaccia verso la centralina motore, possibilmente appunto remotizzata da remoto, poter controllare, quindi il guasto effettivamente permette di mirare l'intervento e magari una semplice batteria a scarica potrebbe portare in 5 minuti la soluzione sul posto. Spesso e volentieri vediamo anche della pubblicità sugli autobus, forse obsoleta, forse non idonea alla posizione in cui si trova l'autobus in quel momento. Fare della pubblicità georeferenziata, quindi che passando vicino a un centro commerciale io faccio la pubblicità di quel centro commerciale, potrebbe portare a un ritorno sicuramente economico molto importante. Situazione meteorologica, quindi possiamo fare acquisizione dell'ambiente, dati meteorologici, presenza di ghiaccio sulla strada, quindi altri fattori che potrebbero in tutt'uno essere molto interessanti. Un'altra cosa molto importante potrebbe essere, spesso e volentieri mi trovo davanti al mezzo, sopra al mezzo, a viaggiare e spendere 3 ore della mia giornata a non fare niente. Sono 3 ore buttate alla mia giornata, potrei, per esempio per la pubblica amministrazione, a fare del telelavoro da bordo, quindi portare sui mezzi internet via satellite e permettere a pubblica amministrazione, ma anche altro magari, di poter telelavorare. Ricostruire la dinamica dell'incidente avendo a bordo appunto accelerometri, webcam e quant'altro a livello di sicurezza. Il sistema potrebbe essere appunto questo. Attualmente la parte in verdino centrale è quella che abbiamo realizzato a livello di prototipo, ossia la prima step fondamentale, quello di localizzare un autobus. Dove si trova l'autobus? Tramite un gateway con connettività GPRS come minimo, ma anche UMTS, HSDPA, a maggior ragione HSUPA, e tutta una serie di servizi aggiuntivi che possono essere diventare un unico prodotto. Monitoraggio, appunto, come dicevo, tramite reti di sensori wireless, a livello di sicurezza, centralina motore, webcam, accelerometri per monitorare il tutto, e la pubblicità su schermi LCD, ossia informazioni verso l'utente che non siano solo, questa è come appunto è composta la rete, tutti i mezzi. Quanto costa? Quanto costa? Questa è una bella domanda. Come abbiamo visto, il sistema è molto molto flessibile. Cioè si può partire dal semplice dispositivo che ci permette di fare localizzazione tramite Google Maps, sapere in tempo reale dove trovo tutta la mia flotta, sapere tutto il percorso giornaliero che la mia flotta ha fatto, fino ad aggiungere dei servizi. Servizi dove tramite schermi LCD interni al mezzo l'utente sa che ore sono, fra quanti minuti è la prossima fermata, scendo, ok. Sapere appunto tramite la mappa in tempo reale, quello che spesso si vede sugli aerei magari, dove mi trovo. 10.000 o 1.000 o 100.000 euro? Allora, per dire, un semplice dispositivo di tracking potremmo stare già sui qualche centinaia di euro, andando a commercializzarlo a pezzo, naturalmente. Aumentando i servizi, il costo pratico degli LCD, vabbè, questo si sa quali sono, però poi naturalmente c'è del lavoro con da 10.000 fare. 10.000 euro mi fai un autobus che è perfetto. È completamente tecnologico, sì. Ci posso fare pubblicità georeferenziale interna, ma anche esterna all'autobus, perché noi dietro alle autobus spesso vediamo sempre quei cartelloni fissi da 3 anni, magari da 2 anni, ma che poi... L'unico problema che vedo è che il tuo cliente sono aziende di trasporto pubblico. Clienti sono aziende di trasporto pubblico. Dove non troverai delle persone particolarmente... Non è vero, noi stiamo già facendo delle prime fasi di sperimentazione su dei, appunto, delle aziende sia urbane che extraurbane in Abruzzo, appunto. Sono molto entusiasti, però naturalmente per portare avanti un prodotto e farlo conoscere meglio, un appoggio
come ripetiamo, abbiamo la mancanza, la carenza di un qualcuno che ci faccia del commerciale, quindi ci porti a far sviluppare il prodotto e farlo conoscere. Questo vorrei darvi un'indicazione. Allora, la commercializzazione di un prodotto, come dice la parola stessa, si fa di un prodotto. Quindi secondo me dovreste focalizzare la vostra attenzione sulla chiusura del prodotto. Poi è chiaro che lo dovete vendere, però dovete pensare che una rete di vendita deve avere una cosa concreta da proporre con un piano di marketing, un pricing definito, la definizione di offerte, quali sono i clienti su cui volete andare. Perché sennò dire, chiedere, ma non in generale a Telecom, ma a chiunque, anche nello sviluppo, io vi auguro, come dire, di sviluppare una rete di vendita vostra e di avere un grande successo, però credo, dalle cose che stai dicendo, peraltro sono tutti prodotti che obiettivamente in un'ottica di evoluzione e di maggiore come dire, coscienza tecnologica anche le amministrazioni pubbliche, siano esse enti di trasporto piuttosto che aziende sanitarie o quant'altro, credo però che per vendere un prodotto il prodotto ci abbia da essere prima di tutto, e nei vostri casi io sento parlare di prototipo, no? E di sperimentazione. Quindi consiglio che vi do, poi prendetelo come meglio credete, è focalizzare l'attenzione sulla definizione del prodotto, avere un vale anche per me.